Belli di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. Si conclude Bologna-Juventus, una partita giocata praticamente sotto una nebbia fittissima. Meno male che invece nella parte centrale della partita qualcosa si intravedeva, ragazzi, ma agli ultimi minuti non ho visto un cacchio, non ho visto, non si vedeva proprio niente. Quando attaccava il Bologna sentivo il telecronista, cioè sembra che sentiva la partita alla radio, no? Perché l'azione praticamente non si vedeva la porta dove attaccava il Bologna agli ultimi minuti. Ragazzi, che dire? Tre punti fondamentali, una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e l'abbiamo vinta. Forse con un po' di fortuna sarebbe stato un divario ancora più largo. Grande azione di Caio Jorge, gli ultimi minuti che ha servito il pallone a quadrato. Peccato che poi è arrivato il difensore da dietro che gli ha tirato il pallone. Ancora un altro Eurogol di quadrato, anche se deviato, però comunque resta la giocata, ragazzi. E diciamo che quadrato è sempre l'uomo in più che ci ritroviamo nei momenti di difficoltà. Torna al gol Morata che ha fatto anche un bel gol, ragazzi. Però devo spendere due parole su Federico Bernardeschi, perché ragazzi, voi sapete, io l'ho sempre massacrato, l'ho sempre attaccato, perché è giusto che quando qualcuno poi merita dei complimenti, ragazzi. Bernardeschi sono già 4-5 partite che sta migliorando di livello, certo. Non è che è diventato un fuoriclasse, è sempre un giocatore, diciamo, tutto sommato mediocre, ma rispetto alle ultime uscite, è un Bernardeschi in rialzo. Bellissimo l'assist che ha fatto al gol di Morata. E quindi, cioè, quando dobbiamo fare i complimenti a determinati calciatori che abbiamo preso di mira negli ultimi periodi, un po' tutti, bisogna riconoscere. Riconosco che Rabiot era una merda e rimane una merda. Per me è peggiore in campo oggi Rabiot. È un giocatore proprio inutile, è un giocatore che non sa né di carne né di pesce, veramente. Io mi auguro che gennaio possa essere il mese, innanzitutto, delle tante uscite di giocatori che non servono a niente. Ancora una buonissima prestazione di Pellegrini. Poi entra Alexandro, deve sempre entrare perché se no non è lui, però tutto sommato oggi non ha fatto, diciamo, danni. E ragazzi, che dire, tre punti fondamentali. L'Atalanta oggi ha visto che balla botta più l'Atalanta, quindi recuperiamo tre punti all'Atalanta. Domani recupereremo punti o sul Milan o sul Napoli o in caso di pareggio in entrambi. Quindi ragazzi, era fondamentale vincere. Peccato quei due cazzo di punti persi a Venezia, perché veramente ci avrebbero rilanciato molto più in alto, dato che sappiamo che ora le partite di ritorno, abbiamo le prime due di ritorno, Napoli e Roma, quindi c'è, cioè, i scontri diretti ce li abbiamo subito, e quei tre punti, diciamo, a Venezia ci avrebbero fatto molto molto comodo. Però tutto sommato ora vinciamo martedì col Cagliari, chiudiamo l'anno in bellezza. Poi sicuramente ci saranno delle entrate a me, specie in attacco, a gennaio, perché nonostante Morata torna al gol, ragazzi, come dico sempre, la Juve ha bisogno di un vero attaccante, ha bisogno di un vero bomber. Quindi staremo a vedere. È importante ora vincere la partita con il Cagliari martedì e poi cominciamo a guardare la classifica, diciamo, questa pausa natalizia, dove, diciamo, dove ci avranno portato questi tre punti di oggi e eventuali tre punti di martedì, diciamo questi sei punti, dove ci avranno portato, se la Juventus può ambire fortemente al quarto posto o comunque resta ancora un'impresa difficile. Ragazzi, non mi voglio prolungare più di tanto, perché alla fine di calcio visto si è visto poco. La nebbia veramente ha privato lo spettacolo. Però tutto, ho visto comunque tutto sommato quello che si è visto. Ho visto una buona Juve, una Juve che per me, ripeto, con un po' di fortuna potevamo concludere la partita anche con un divario un po' più largo. Però voi sapete come sono io. A me interessano i punti, a me interessa vincere. Quindi era importante vincere, torniamo a vincere, torniamo a non subire gol, ragazzi. E che vi devo dire? Domani andiamo a vedere come andrà a finire Milan-Napoli. Vedremo su ancora, oltre all'Atalanta, a chi recupereremo punti. E ho detto, ragazzi, ora l'obiettivo nostro è vincere almeno tre partite di fila. Poi cominciamo a dire quarto posto, terzo posto. Ora, ragazzi, gli obiettivi vengono passo passo. La Juve ha l'obiettivo di vincere almeno tre partite di fila, che è una cosa che non riusciamo da un po'. Quindi, ragazzi, staremo a vedere. Vi mando un abbraccio, vi auguro una buona serata. Come dico sempre, chi tifa Juve non perde mai. Iscrizione al canale e fino alla fine. Yeah. Ah, voglio dire a Mihalovic, prima che chiudi il video, e passo lo sconto diretto. Mo va a fa mocca a chi te è morto. Ciao.